Buon salve a tutti, io sono Attilio Baldo e benvenuti su Crossout. Secondo episodio di migliori creazioni, proverò anche le battaglie. Non so se quell'altro video che avete visto sul canale di Zodio 120, che in teoria avrei dovuto aprirlo anche io subito, ma non so se uscirà un altro video oltre a questo o se è già uscito. Che cazzo sto facendo? You got a gift, yeah! Allora, mi ricordo che qua abbiamo... Oddio, aspetta, mi ricordo il mio veicolo. Test drive, possiamo andare a provare i nostri veicoli ma anche quelli dei nemici. Che cazzo? Buzza! Leggermente sbilancia... no, non crolla, oddio! Fiero! Bene, dai, allora, build, andiamo su build, modalità costruzione è molto strana, non me la ricordo per niente. Aiuto! No! Cazzo! Ah, perfetto, possiamo fare il controllo Z, perfetto. Tab. No, avrei bisogno di un genio. Cioè, questa cabina non credo che abbia abbastanza energia, mi sa. Questo quanto ha di energia? Az Energy 7, questo qua quanto ne consuma? 2, 4, 3. No, ma in teoria dovremmo averne abbastanza, però mi sa che anche il radar ne consuma 1, no? E ci deve essere comunque qualcosa che ne occupa 1, è probabile qua dentro, adesso non mi ricordo, ve lo giuro. Non ci ritorno da un casino di tempo e mi sta piacendo il ritorno, ok? Non è prima a dire che mi piace questa cosa, quindi chiediamoci. Allora, possiamo farci furbi? Quindi... cazzo. Fare una specie di copertura. Massima energia. Ma non possiamo... Ma quindi non possiamo... Ah, non abbiamo infinito. Cioè, abbiamo anche un numero di blocchi. Poi ci abbiamo anche questi che durano poco. Poi ci abbiamo anche lo scope, però. Cavolo, lo scope. Cioè... Lo scope, tutto. Vedi, c'è part limit in pratica. Fammi togliere sto shotgun inutile. Io ve lo giuro, shotgun non l'ho mai capito. Andiamo a togliere anche questi. Vediamo se riusciamo a mettere il cannoncino. Questo qua, bellissimo. L'Avenger, mi pare. Sì, no, richiede un'altra energia. Puzza. Lezzo. No, io voglio questo cannone. Putrido, io voglio un cannone. Come facciamo però? Bene, dai, finché non sbloccheremo una nuova. Siamo costretti a mettere magari, che ne so, una di queste e il resto. Buzzi. Non so. Non so quanto occupa di energia 2. E questa 2. Vabbè. Pura è lo shotgun. Beh, dai, andiamo a mettere allora proprio due mitragliatrici così, come prima. Ma solo che stavolta sappiamo che non possiamo mettere altro, nel senso... Cioè, va bene. No, va bene, no, mettiamole un po' storte. So che sono storte e non possiamo metterle vicine, ma forse è meglio così, perché così se ci giriamo possiamo sparare tutti e due ai lati. È un po' contorta come cosa, ma... Batta... No, cazzo, non volevo fare battaglia il test drive, è perfetto. Ok, dietro ho fatto una cavolata perché ho messo sta ruota dietro. Ah, però è comunque lo sterzo. Con shift abbiamo il mirino. È un po' inutile perché tipo... La mitragliatrice al momento sono inutili. Ok, vediamo, build. Non abbiamo altre ruote. Abbiamo... un'altra medium ST wheel. Non va bene qua. Sì, mi sa che non basta come spazio, assolutamente. Già meglio. Si guida già meglio. Prima era un po' ingestibile. Cioè, uno sterzo un po' minore, come vedete. Però io lo gestisco molto meglio. Fidatevi della mia parola. Però adesso che abbiamo un po' di energia avanzata, cosa rarissima, probabilmente non sarà mai più una roba del genere. Ma devo ancora vedere dove... Ah, questa qua è l'ultima parte che posso... Cavolo. Allora, come ruotiamo l'oggetto? Ok.
perfetto, possiamo mettere... Ah. Come faccio ad aggiungere le robe? Io voglio aggiungere running board. No. Running board. Che cazzo era running board? Ok. Tipo così. No, scusami, ma... Mi sembra leggermente una cosa più intelligente da fare. Vorrei unirla anche con tipo questi cosi qua, perché sennò dopo non servono più un cazzo. Vabbè, lasciamo stare. Però a quanto pare non possiamo, non è, non possiamo né farlo né proprio fisicamente, ma neanche perché mancano le parti poi. Ora abbiamo, cioè siamo brutti come lo schifo, lo ammetto, ma almeno abbiamo un riparo minimo, cioè vedi, duro non durerà niente. Fai una roba, mettilo più in giù perché mi sta un attimo triggerando il fatto che ci sia pochissimo spazio, che lui, cioè, sia tutto in bilico in pratica. O se mettessi questo? I'm a fucking genius. Ah, ma è sbilenco però, è sbilenco, è storto, è marcio. Vabbè, dai, lo mettiamo al contrario. Confondiamo i nemici. Questo qua è il dietro, in realtà. Sì, funzionerà. Oddio, è già più protetto. Cioè, nella serie un errore ne valsa la pena, però. Beh, già, già meglio, già meglio. Si vede che siamo cresciuti come costruttori. A parte il fatto che davanti le lame non ci servono a niente. Me del passato. Quanto sei ritardato. Quanto sei diversamente abile. Bene, lo faccio più anche per un fatto di estetica. No, no, non è vero, no. Andiamo a metterci. Volevo vedere se si poteva agganciare in qualche modo anche da altre parti. Perché mi dà un po' fastidio sto fatto che appunto ci si attacca solo da una parte. No, 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 c'è bisogno di qualcosa, di qualcos'altro. Ecco qua, vedi, l'abbiamo anche vedete, l'abbiamo anche collegato così, insomma, è già un po' più appiccicato. Per il momento un po' più resistente, solo perché non ho altre idee di cosa fare. Bene! Ti ho danneggiato! Ma che fa? Adesso andiamo anche a spawnare i bot per vedere come se la cava. Devo andare a vedere se... Ah no, però verso il basso non punzano. Hai capito? Facciamo una roba. Mi spiace togliere sto qua, veramente mi spiace con tutto il cuore. Perché era più che utile, era qualcosa di carino da vedere, ma vabbè. Più che utile, cioè più che carino da vedere, a parte che è un obbrobrio, quindi vabbè, non è poi una cosa persa. Non abbiamo energia, non ho ancora le cabine quelle belle. Andiamo a metterne uno qua, una qua. Qua. E se ci andassi a mettere tipo uno di questi cosi, metti qua e fai una roba, collega il tutto. Avete uno di questi, già meglio. Vedete che adesso sono collegati. Però adesso posso metterci solo uno di questi, cioè vabbè, ok. Vediamo se possiamo rimuovere qualche parte un po' estetica. Direi che questa non la possiamo togliere. No, no, no. Questo brutto presentimento. No, no, no. Che andiamo a togliere? Non c'ho idea. È tutto utile qua. Cioè, togliamo questo. Anche se mi dispiace. Beh, non è neanche una così grande perdita. No! Oddio, ogni volta che tolgo qualcosa per sbaglio mi cago in mano in una maniera assurda. Ah, ok. Bene, bene, oddio, sono una più in basso dell'altra, senza volerlo. Ho fatto qualcosa di intelligente. Segnatevi queste parole perché. Illusi sul mio canale. Andiamo a togliere con le nostre belle armi. Qua. Ecco. Ah, si toglie subito però, cavolo. Che putrefatto. Dovrei trovare il modo di unire... No, niente, niente.
Allora, va, tipo se ti faccio fuori. Ecco, bravo, muori. Muori. Oddio, salta subito. No, 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 mi state prendendo per il culo. C'è uno, mi spara due colpi qua e muoio. Perché questo è il mio vero punto debole. Ok, bene, build. Quanto abbiamo di energia? 7 su 7. Possiamo mettere un radiatore? Ah, ma utilizza uno. No, sti cazzi. Purtroppo, è così, Siamo poveri, siamo poracci. Andiamo a salvare la nostra creazione? Save. Cazzo, sta save. L'hanno tenuto il save, giusto? Mi ricordo di aver visto prima che avevamo una cassa da parte. Se no, no, mi sa che mi sono tipo fumato qualcosa perché non la vedo più. Ah, eccola, è qua, è qua. Che cazzo dico? No, non mi sono fumato. Ah, ok. Io l'apro. Training reward. Vabbè. Vabbè, tanto tutti quanti dureranno. Sono qui a 2 ore, mi sa. Aspetta, aspetta. Dimmi che ce l'ho. Oh. Oh my goodness. Allo zio Baldi piace. Piace tanto. Bellissimo. Ma che figo. Dai, perché ogni volta in un video quando spacchetto le robe trovo le robe bellissime? Questa la cercavo da tanto. Oh, senti come spara. Oh, bellissima. Oh my god. Oh mio dio, questa cosa è la vita, ok? Forse dovrei fare più video, ok? Dovrei fare più video. Perché se trovo le robe così belle, se riesco a fare qualcosa, nel senso che voglio collegare altre robe, se avessi un bel po' di questi. Per il momento mettiamo questo qua e basta. Dopo farò ho intenzione di fare un'intera fila. Non altro, fila, non ho detto altro. E si conclude qui la prima parte del doppio episodio che uscirà di Crossout. Io spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio di Crossout rimoderneremo il nostro veicolo e ne costruiremo anche un altro più migliorato che ci consentirà la vittoria. Io spero che vi sia piaciuto il video. Condividete il video su Facebook e su ogni altro social, perché io tipo non sono molto pratico di social. Lasciate like se vi è piaciuto e commentate nel video se volete che lo continui. A me sinceramente sta piacendo tantissimo, quindi lo porterò sicuramente. Poi tipo 3 ore di registrazione che devo ancora editare, quindi mi aspetta un bel lavoro. E niente, questa era la prima parte del primo episodio di Crossout, uscirà la seconda non tra tanto. E niente, ciao ciao!